Qual è il ruolo che l'Istat è chiamato a svolgere per contribuire allo sviluppo delle comunità intelligenti dal decreto sviluppo? È un ruolo molto importante, quello della costruzione di un sistema informativo sulle comunità intelligenti. Dobbiamo definire innanzitutto cosa sono le comunità intelligenti, trovare delle dimensioni che spiegano la vastità e interazione del concetto di comunità intelligente. Sono dimensioni che hanno a che fare con l'innovazione, con la partecipazione e la condivisione. Le comunità intelligenti sono piattaforme di condivisione e innovazione sociale, come ci hanno spiegato oggi gli ospiti a questo panel, a questa discussione. Per il Sistema Statistico Nazionale però c'è anche un'altra sfida, quella di diventare smart anche nella produzione di informazione statistica, quindi fare uso di big data in particolare, di dati generati da smartphone, da sensori, che non sono tradizionalmente delle fonti di informazione statistica e delle fonti di dati, ma il cui utilizzo pieno rappresenta un'innovazione molto forte nella logica proprio della smartness, della intelligenza dei sistemi di produzione. Quindi un doppio incarico molto difficile, diciamo, ma anche interessante, quello di definire nuovi prodotti e nuove modalità con cui questi prodotti statistici vengono erogati, e quello di cercare di capire nella profondità quali sono le caratteristiche delle comunità intelligenti e in ultima analisi quali sono gli effetti che queste comunità intelligenti producono sui cittadini, perché ci hanno spiegato di nuovo i relatori della sessione, il concetto di smartness è collegato con quello della soddisfazione dei bisogni da parte dei cittadini che vivono in queste comunità intelligenti. Ci spiega cosa si intende per comunità intelligenti? Una comunità intelligente è una comunità che condivide un progetto di sviluppo del territorio, ovviamente puntando su strumenti innovativi laddove i modelli, le idee, i progetti, gli strumenti che abbiamo utilizzato hanno fallito. È evidente che questo paese ha bisogno di ridurre la quota di disoccupazione giovanile, ha bisogno di ridurre l'inquinamento ambientale, ha bisogno di pensare a uno sviluppo economico veloce ed efficace. Per far questo i modelli utilizzati fino adesso non hanno funzionato. Abbiamo bisogno di nuovi modelli. La comunità intelligente è quella comunità che condivide modelli e obiettivi comuni. What is the experience of Amsterdam's smart cities? The experience of Amsterdam Smart City, well, we consider it a unique project, a unique partnership in what we call the triple or quadruple helix, meaning we connect authorities with corporate industry, with knowledge institutions and the citizens to collaborate to create real smart cities on certain fields, on fields of living, on housing, on public facilities and, for instance, open data. Quali sono i punti cardine per realizzare realmente comunità intelligenti e qual è il ruolo della PA centrale affinché questo si realizzi? Ma i punti cardine sono certamente, in primo luogo, quello di avere un piano. Quello che negli anni 70 si chiamava piano regolatore, che poi negli anni 90 si è chiamato piano strategico delle città, adesso si chiama Smart City, è un master plan, una visione di che cosa vogliamo che la nostra città sia. In secondo luogo un forte coinvolgimento e ingaggio dei cittadini, perché la Smart City è innanzitutto un modo di intercettare bisogni reali dei cittadini. L'amministrazione centrale ha un ruolo, a mio parere, molto importante, perché noi vogliamo che le smart city italiane, ad esempio, non siano delle città che trovano soluzioni allo stesso problema, soluzioni molto diverse, spesso tecnologicamente incompatibili, spesso non replicabili, quindi di scarso interesse poi per un vero investimento dei soggetti privati, ma vogliamo che le varie progettualità delle amministrazioni locali poi si riconducano a una progettazione centrale che faccia un paese intelligente, oltre che un insieme di città intelligenti.